Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo in un nuovo vlog. Nello specifico, oggi voglio portarvi a Sestola, uno dei luoghi che ha segnato maggiormente la mia infanzia e nel quale ho trascorso quasi tutte le mie estati quando ero piccolo. Detto questo, prima di partire col video direi che possiamo mandare la sigla. Questa è Sestola, un comune di 2621 abitanti, in provincia di Modena, in Emilia-Romagna, e dominata dal Monte Cimone. E questa è la sua rocca. Il castello di Sestola è una rocca che sorge su uno sperone roccioso. L'antica rocca, così come ci appare oggi, è stata ricostruita intorno al 1500, ma le sue origini sono molto più antiche. Infatti abbiamo documenti che risalgono al 753 d.C. nel quale viene nominata. Nel XIII secolo fu oggetto di scontro tra bolognesi e modenesi, in quanto si affaccia su tutte le vallate sottostanti ed è un ottimo luogo per il controllo del territorio. Nell'Ottocento il castello fu trasformato in penitenziario, che rimase in funzione fino al 1866. Infatti in alcune zone adibite a celle si possono ancora vedere le sbarre alle finestre. Durante il 1900 il castello assunse la funzione prima di osservatorio astronomico e meteorologico e poi di scuola elementare, ospitando i bambini durante il periodo estivo. Oggigiorno le stanze del museo sono adibite a museo della cultura e della storia sestolese, ma secondo me la parte più bella rimangono comunque i suoi giardini, che possono offrire uno dei paesaggi a mio parere più belli su Sestola, come vi faccio vedere in questo video. Adesso vi porto in un posto che io ci vengo fin da quando avevo tipo 3 anni, fate conto, e dal quale secondo me si scorge una delle viste più belle di Sestola. Venite con me. Allora, quindi siamo dentro le mura del castello e siamo, diciamo, su un terrazzone, possiamo dire così. E scorgendo un po' così fra gli alberi, guardate un po' che vista che si vede. Da sotto vedete Sestola ovviamente. E da qua potete scorgere tutta la vallata, escludendo qua questi bellissimi alberi, però da dietro potete vedere tutta la vallata, comprese le cime innevate. Ok, bene, questo video direi che si può concludere qua. Come avete visto, purtroppo stavamo facendo dei lavori all'interno del castello del quale io non ne sapevo assolutamente nulla. Fate conto che io è da quasi 20 anni che vengo qui, e in 20 anni l'hanno sempre lasciato un po' andare il castello, quindi ovviamente il giorno in cui io vengo a fare le riprese è il giorno in cui ci sono i lavori in corso, ma va bene così. Di cosa mi stupisco io della vita? Cioè, nel senso, è scontato. Vabbè, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare. Se avete domande, se volete vedere altri posti magari qua in zona Emilia-Romagna o anche attorno a Bologna, fatemi sapere. Fatemi sapere soprattutto se questo genere di video vi piace, dove magari vi racconto la storia di posti che magari non conoscete ma che per me sono stati molto significativi. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! Quasi dimenticavo, trovate sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione. Vi aspetto sugli altri social.